grande evento scientifico internazionale si è svolto tra due importanti poli della ricerca, Napoli e Firenze. Il cuore del meeting, i ritmi della vita e le loro alterazioni, dove la stazione zoologica Anton Dorn ha ospitato i primi giorni di sessione scientifica. Un congresso itinerante dedicato molto ai giovani, ci saranno degli incontri anche diciamo in luoghi non strettamente scientifici, dove diventa più informale il contatto anche tra i grandi nomi, ricordiamo che sono presenti due premi Nobel, e i giovani ricercatori. Siamo alla ricerca sempre di giovani cervelli, la stazione zoologica è aperta a tutti, come ben noto diciamo, molti dei ricercatori della stazione zoologica sono di vari paesi, di molte città e regioni italiane e di molte parti altre, anche del mondo. Insomma, l'ente è comunque e sempre un ente internazionale. L'evento ha avuto l'onore ed il piacere di avere la presenza di due importanti premi Nobel. Io credo molto nell'importanza di dare risorse ai giovani ricercatori e sono contento, anzi orgoglioso di essere qui ancora perché credo molto in questo posto dove sono nate tante ricerche passate e sono state date risorse a tanti ricercatori importanti. Gli Stati Uniti sono stati per molti anni facilitati da questo perché molti cervelli, anche quelli italiani, venivano negli Stati Uniti. Quindi da questo punto di vista il trend finora è stato a favore degli Stati Uniti per la fuoriuscita. Ovviamente lo scopo di questi fondi sono di riportare indietro i cervelli e quello che stanno cercando di fare adesso è assolutamente positivo perché è fondamentale dare delle opportunità ai giovani, quindi creare anche un indotto economico per riportare indietro le persone che hanno studiato qui. Un viaggio itinerante verso la ricerca, la divulgazione scientifica, che ha saputo portare i caffè scientifici nei centri storici della città. Noi abbiamo organizzato stasera dei caffè scientifici nel centro di Napoli, quindi ci vediamo inizialmente qui all'Epiroc, poi potremo visitare altri locali e abbiamo con noi un gruppo nutrito di scienziati provenienti da 16 paesi e due premi Nobel che potranno bere una birra insieme agli studenti, ascoltare delle storie e discutere con loro quale può essere il futuro della ricerca in biologia alla stazione zoologica, all'università e in Italia.